Bella regà, qua è Savix che vi parla. Bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi vi voglio portare questo outfit, raga, che è semplicissimo, ma è veramente figo, cioè è veramente una bomba, quindi perché non portarvelo? Ve lo faccio vedere anche con la maschera, ma secondo me senza maschera, raga, c'è quel qualcosa in più, soprattutto se avete un bel personaggio femminile. E se non ce l'avete, raga, link in descrizione per fare un bel personaggio femminile. Allora, i requisiti: ci servirà il cinturone, quindi link in descrizione per prendere l'outfit del paramedico, da dove prenderemo il cinturone, raga. E ci servirà anche il caschetto, questo qua termico colorato, link in descrizione per fare i caschetti colorati, ragazzi. A questo punto partiamo dal completo, la cica, e una volta che ci siamo messi il completo, la cica, andiamo nella parte alta degli outfit, quindi tipo dalle felpe, raga. Andiamo a cercarci le giacche Damien e mettete queste qua rosa, o la seconda, raga, o questa qua, cos'è, la decima, l'ottava. Decidete voi quale usare, sono belle entrambi, raga. A questo punto andiamo sulle giacche, le maglie da trafficante, raga. E una volta che andiamo su maglie da trafficante, mettiamo la prima sabbia. Se non è la prima, è la seconda. L'importante è che sia sabbia, ragazzi. Sul maschio molto probabilmente verrà il petto invisibile, raga, se lo fate sul maschio. Quindi a questo punto cosa facciamo? Ci andiamo a mettere i guanti, quelli bianchi, raga, che ci stanno da Dio. A questo punto, una volta fatta questa parte dell'outfit, dovremo andare nella parte bassa. Quindi andiamo dai pantaloni, andiamo su mutandine, raga, e dovremo metterci quelle bianche o di pizzo o quelle col contorno rosa. Decidete voi quale usare, raga, sono belle entrambe. Quindi a questo punto, una volta che avete deciso quale mutandina mettergli al vostro personaggio, possiamo andarci a mettere le scarpette, raga. Ovviamente io vi faccio vedere, raga, un paio di scarpe e cosa ci potrebbe stare bene. Poi decidete voi quale scarpetta indossare, raga. Io volevo mettere quelle di tela, che magari con questo outfit potrebbero starci bene, o quelle basse, raga, oppure andate direttamente sulle sneakers e ci sbattete queste o bianche o rosa e andate a colpo sicuro. Adesso non ci resterà altro che andarci a salvare l'outfit. E a questo punto, una volta che ci siamo salvati l'outfit, raga, sempre o nel primo slot o nell'ultimo slot, che dovremo andare a fare il merge, cosa facciamo? Facciamo una volta biocerchio e andiamo su completi tute. Ci andiamo a indossare il completo da scienziato pazzo, raga. E a questo punto, come al solito, ce ne andiamo al cannocchiale. Intanto, ragazzi, vi invito a vedere la nuova serie che sta uscendo sul canale, raga. Esplorazioni di tutti i tipi, tunnel antiaereo, grotte, ragazzi, castelli, posti abbandonati, più ne ha e più ne metta. Quindi a questo punto, come al solito, una volta che siamo arrivati dal cannocchiale, raga, cosa facciamo? Dobbiamo correre verso il cannocchiale, clicchiamo una volta a freccia destra, teniamo premuto il menu interazione finché non ce lo apre. A questo punto andiamo su stile e ci selezioniamo l'outfit che stiamo facendo, raga. Ci allontaniamo e ci darà la maschera buggata sulla capa. A questo punto, indovinate un po', dobbiamo andarci a salvare l'outfit. E a questo punto, una volta arrivati, lo salviamo sempre nel primo slot o nell'ultimo slot, raga. Andiamo sempre a sovrascrivere. A questo punto, una volta fatto ciò, cosa dobbiamo fare? Avviare il nostro titano. Quindi online, avvia attività, create da Rockstar, missioni, un lavoro da titano. Se avete lo yacht, raga, slitta alla decima missione e non è la prima. A questo punto, una volta che siamo all'interno del lavoro da titano, non dobbiamo fare niente di speciale, la avviamo normalmente, raga. Quindi vi velocizzo tutta questa parte. Una volta che l'abbiamo avviata, dovremo dirigerci dal negozio di ammunition più vicino. Quindi, anzi, vi consiglio io di avviare questa attività direttamente dal negozio di ammunition, così non dovrete farvi lo sbattone, che poi in realtà, raga, è uguale, non cambia nulla. Comunque, una volta arrivati da ammunition,
ci salviamo l'outfit e lo sovrascriviamo sempre, raga, o nel primo o nell'ultimo slot. Una volta fatto ciò, io vi consiglio anche di togliervi la maschera, perché ho notato che delle volte sta maschera rompe le balls. Quindi apriamo il nostro menu interazione, andiamo su accessori, ci leviamo la maschera e risalviamo l'outfit. Così spawneremo direttamente, poi senza la maschera l'outfit sarà già bello pulito. Guardate già così, raga, che bomba che è senza il cinturone. Quindi a questo punto cosa facciamo? Ci mettiamo il completo, raga, del paramedico. Link in descrizione per prendere il completo del paramedico, raga. A questo punto, una volta indossato, dovremo andare a quittare l'attività. Come facciamo? Apriamo il telefono. Per chi gioca alla Xbox sarà AXA, per chi gioca alla Play sarà X quadrato X, raga. Una volta spawnati in free mode, non dovremo fare niente di speciale. Semplicemente apriamo il nostro menu di pausa, andiamo su online, avvia attività, ragazzi, attività create da Rockstar, e a questo punto andiamo sulle versus, sulla nuova versus che hanno aggiunto. Una volta che siamo nella lobby della versus, ragazzi, ascoltate bene Savix, dovete mettere in possesso. Perché se non mettete in possesso spawnate con gli outfit dell'attività e a noi non serve quello. Quindi a questo punto cosa facciamo? Conferma impostazioni una volta che abbiamo messo l'abbigliamento in possesso, raga, e facciamo entrare un nostro amico all'interno. Adesso vi faccio vedere anche un nuovo metodo per mergiare senza entrare completamente nell'attività. Quindi chi ha messo l'outfit nel primo slot farà una volta a destra, chi l'ha messo nell'ultimo slot farà una volta a sinistra. A questo punto vedrete l'outfit già mergiato, raga, e cliccate pronto per giocare. Gli dite al vostro amico di non fare pronto, quindi di rimanere fermo, e a questo punto noi quitteremo l'attività. E quando spawneremo, ragazzi, è come se fossimo entrati all'interno. L'importante è che il vostro amico non faccia pronto. Cliccate voi pronto per giocare, in teoria dovrete poi aspettare il timing. Noi non lo aspettiamo e quittiamo l'attività. Quindi a questo punto, una volta spawnati in free mode, cosa andiamo a fare? Rubiamo un veicolo del civile come al solito, o anche un nostro personale, l'importante che sia una macchina, raga, e andiamo a switchare lo stile della nostra organizzazione, CEO o MC, è indifferente. Quindi lo mettiamo e lo togliamo, scendiamo dal veicolo e sbadabam, raga, avremmo mergiato l'outfit. Quindi a questo punto lo andiamo a salvare. Adesso, ragazzi, una volta che siamo all'interno del negozio per andare a salvare il nostro outfit, vi voglio fare vedere una cosa. Io ci andrò a mettere il caschetto termico, quello colorato, e ci andrò a mettere quello rosa. Come facciamo a fare quello rosa, raga? Vi lascio il video qua sotto in descrizione per fare i caschetti. C'è anche la tabella per vedere quale porta quale, ragazzi, ed è semplice quel glitch. Quindi a questo punto io mi selezionerò già un altro outfit dove avevo già pronto il caschetto, raga, e andrò al cannocchiale. Voi invece a questo punto vi mettete magari un completo standard, ok? E create il caschetto colorato sul completo standard. E a quel punto poi fate la stessa cosa che sto facendo io. Andate al cannocchiale, vi teletrasportate un po' come vi pare, raga. E quando siete lì cosa dovete fare? Semplicemente dovete correre col personaggio verso il cannocchiale, cliccare freccia a destra, raga, e a quel punto tenere premuto menu interazione. Ci selezioniamo l'outfit che stiamo creando, ci allontaniamo e sbadabam, raga. Guardate che bomba che è. Ora non resta altro che andarvi a salvare questo outfit. Ragazzi, se non vi piace la maschera e avete già un completo dove aveva la maschera e volete dividerlo, non c'è nessun problema. Potete andare dal negozio da Shi, raga, e a quel punto levare la maschera. Ragazzi, ho anche scoperto che Rockstar, sistemando dell'altro, ha rotto questo. Il glitch del cannocchiale è mezzo buggato. Lo è sempre stato e va bene. Però ho scoperto che
Una volta quando ci frizzavamo, che capitava, che facevamo i glitch, ci frizzavamo così al cannocchiale, che è un bug, andando su il criminal o sull'abbonamento ci sbaggavamo. Invece raga no, non funziona più. L'unico metodo per sbaggarsi qual è? È cambiare lobby o farsi uccidere da un vostro amico. Comunque sia, se non vi piace la maschera, raga, potete mettervi anche gli occhialini bianchi, ci stanno bene. Vedete voi poi come fare gli occhiali. Guardate che bello che è, anche così, semplice semplice. E con la maschera non è brutto, però decidete voi. Potete metterci magari gli occhiali, quelli grossi da sci, o qualsiasi altra cosa. Ora cosa ci resta fare? Salvarlo, raga. Quindi andare in un qualsiasi negozio e salvarlo. Quindi a questo punto lascia un like, lascia un commento, supporta Xavix. Raga, se vi è piaciuto il video mettetecelo sto cavolo di like, perché è gratis, non fa male. Ve lo giuro che se cliccate quel tasto non succede assolutamente nulla, raga. E invece a noi cambia veramente tanto. Quindi, niente raga, alla prossima. Sbadabam.